What's up? Ciao ragazzi, ben ritrovati nel mio canale, io sono Joe e benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, come potete vedere alle mie spalle, mi trovo in una zona super abbandonata di aziende, di fabbriche abbandonate. Ma ora vi spiego il motivo perché sono qui, ragazzi. È un motivo di quelli più assurdi e impensabili. Stanotte non ho dormito, vi dico solo questo. Ma mettetevi comodi, cominciamo subito. Adesso trovo un posto dove appoggiare la telecamera e vi racconto quello che sta succedendo. Ma prima di farlo, vi ricordo sempre di iscrivervi al canale attivando la campanellina, lasciate un like se questo video vi sarà piaciuto e soprattutto condividete dappertutto. Raga, lasciate che vi spieghi tutto ciò che sta accadendo. Allora, ieri sera mi è arrivata una mail da parte di due miei amici che mi conoscono sul serio e mi hanno detto: Joe, abbiamo visto che nella zona della fabbrica abbandonata, anzi nella zona delle fabbriche abbandonate, perché non è una sola, sono tante fabbriche, hanno visto Jason Rudney insieme a Ronnie Rudney. All'inizio non volevo crederci, perché ho detto sarà la solita bufala di sempre, e invece no ragazzi, ho fatto un controllo anche sul giornale, guardate qua sotto, c'è un giornale che ne ha parlato, li hanno avvistati in questo posto, e quindi a quel punto ho detto: Joe, prendi il tuo zaino e parti. E dentro lo zaino cosa ci mettiamo? Ci mettiamo il drone ovviamente, perché qua la zona ragazzi è veramente vasta, adesso vi faccio vedere. E... what? Cos'è stato? Chi è? Ehi! Raga, ho sentito rumore qua dentro. C'è qualcuno? E là? Jason, sei tu? Raga, ho sentito uno strano rumore, l'avete sentito anche voi mentre vi stavo parlando. Non lo so, forse lo scricchiolio di qualche legno, di qualche bancale che è qui. Comunque raga, come potete vedere, qua ci sono tutte le fabbriche abbandonate, vi stavo dicendo. E in questa zona si aggirano spesso gli hacker, soprattutto questi due clown della famiglia di Rudney, e sono molto frequenti in questa zona. Li hanno visti più volte, vengono qui. E tra l'altro ho scoperto anche una cosa ragazzi, guardando la cartina ho visto che nella lontananza, quindi fuori da questa zona dei fabbricati abbandonati, c'è anche la vecchia casa della zia di Ronnie Rudney, dove l'altra volta mentre facevamo il rituale, vi ricordate, ho incrociato di notte Jason Rudney. Comunque ragazzi, non prendiamo sotto gamba sta situazione, c'è poco da scherzare con questi hacker clown, sono molto pericolosi, si stanno diffondendo sempre di più. E poi la famiglia di Ronnie Rudney ragazzi a me fa veramente paura, perché sono molto strani e pericolosi. Sono 8 fratelli, 2 sorelle, una mamma, cugini, sono tutti clown, sono tutti hacker, sono tutti cattivi. Guardate quello che combinano, vengono qua e si appropriano di questi cosi. Vedete ragazzi, questi sono dei, diciamo, degli armadietti dell'Enel, dove loro vengono a mettere mano, vedete qua è tutto aperto, e vengono a fare l'elaborazione dei dati. Da qui riescono a entrare nelle case delle persone, a disattivare gli allarmi ed entrarci dentro. Sono tremendi ragazzi quello che fanno, sono veramente cattivi e pericolosi. Guardate questa fabbrica per esempio, è tutta trasandata e abbandonata, ormai non ci viene proprio più nessuno in questo posto, tutti hanno paura, hanno il terrore di venire in questo posto. Mettetemi nei commenti se voi verreste qua da soli in questi posti così abbandonati. Secondo me non ci verreste mai, perché in questi posti molto pericolosi potrebbe succedere veramente di tutto, quindi state all'occhio. Anzi, vi ricordo di non imitarmi mai in quello che faccio, guardate semplicemente i miei video, godetevi lo spettacolo, ma non imitatemi mai raga, mi raccomando. Raga, adesso andrò a prendere il drone perché voglio farlo volare in questa zona per farvi vedere com'è. What? Raga no! Shh, zitti zitti zitti! Ho visto una macchina strana, mi ricorda qualcosa raga! È la macchina di Jason! Guardate raga, quella lì è la macchina di Jason Rudney. Io l'ho vista una volta mentre stavo facendo un lavoro, l'ho visti passare, c'era Jason più un altro contadino dentro. Sapete che sono comunque anche dei boscaioli. Quella è la macchina di Jason e loro sono entrati di qua. Qua hanno messo i recinti di plastica, vedete ragazzi? È tutto molto strano. Raga, secondo me sono qua nei dintorni e forse mi stanno anche spiando? Oddio. Mentre ho detto questo ho sentito un rumore là sopra. Forse magari sono sopra i tetti che mi stanno spiando, ragazzi, secondo voi? Sopra i tetti di queste fabbriche. O di qua o di là, non lo so. Raga, che ne dite? Forse è arrivato il momento che tiro fuori il drone e controlliamo dall'alto ciò che sta accadendo in questa zona, perché mi preoccupa moltissimo. Jason e Ronnie Rudney sono stati visti in questa zona pochi giorni fa, ma dicono che si vedono di frequente, e quindi io, grazie alle mail che mi hanno mandato appunto quei due miei amici prima, devo assolutamente indagare in questa cosa raga. Adesso prima di fare volare il drone mi metterò qua col cavalletto, così cercheremo di farlo volare, ma mi sono accorto di questo strano macchinario. È un macchinario da hacker secondo me, guardatelo bene, mettetemi nei commenti se riuscite a capire che cos'è questo macchinario. Guardate ragazzi, è molto strano, secondo voi che cos'è? Scrivetelo nei commenti se sapete che cos'è quella cosa. Io un'idea ce l'ho raga, un'idea ce l'ho, ma prima di esprimermi devo indagare meglio su questa cosa. Cos'è stato?
ancora. Raga, mi sa che non sono solo in questo posto. Facciamo presto, montiamo il drone e facciamolo volare subito, immediatamente. Raga, come al solito vi ricordo sempre di stare molto attenti. Se vedete qualcosa che io magari non mi accorgo, scrivetelo nei commenti subito, perché vado a guardare. Oh oh, c'è qualcosa di molto molto strano. Questa è la fabbrica di prima, ragazzi, e quella è la macchina di Jason. E questa è la fabbrica, raga, andiamo in alto. Andiamo a vedere che cosa c'è là sopra, raga, devo capire bene che cosa sta succedendo. Questa è la zona delle fabbriche abbandonate, guardate, è tutto lasciato così, cioè buttato lì. Uno schifo, raga, bisogna capire bene adesso. Andiamo a guardare questo terreno. Questa è... oh, guardate lì, c'è un tetto addirittura sradicato, raga. Oh cavoli, andiamo a vedere, raga. Andiamo a vedere sotto, perché sono sicuro che c'è qualcosa che non mi quadra. Stavo postando molta attenzione a questa cosa. Dobbiamo scendere qui di quota e vedere qua sotto che cosa c'è. Vedete che ci sono dei muri strani? Cioè dei tetti scoperchiati. È un po' come se loro magari escono da lì. Può essere, raga? Cioè secondo me sì, può essere che escono da là. Non lo so, raga, guardate bene anche voi, perché secondo me questi escono da là. Non lo so, ma potrebbe darsi che si nascondono qui, lo usano come posto di dove loro si radunano per fare cose strane. No, non può essere, raga, non lo so. Qua è tutto abbandonato, guardate che schifo. Cioè andiamo da quest'altra parte, vediamo cosa c'è anche di qua, raga. Anche di qua c'è una situazione imbarazzante, raga. Anche di qua, raga, guardate, questa fabbrica qui è molto strana, ci sono cose molto strane anche qui. Però lì c'è la luce accesa, quindi potrebbe essere che non è una fabbrica abbandonata, raga. Non lo so, non lo so. Guardiamo su questa strada, ragazzi. Boh, dobbiamo capire bene, guardare bene, indagare. Qui c'è un camion, no, qui c'è un garage. Cavoli, ragazzi, secondo me c'è qualcosa che non ci stiamo accorgendo, raga. Dobbiamo stare molto attenti. Avete visto qualcuno camminare? Io non ancora. A parte i rumori che sento qua ogni tanto, forse potrebbero essere gli scricchioli della plastica, delle cose che ci sono qui. Non lo so, raga, mettetelo nei commenti, perché sinceramente non saprei che cosa dirvi. Scendiamo un po' di quota, raga, scendiamo un po' di quota, perché devo indagare meglio. Devo indagare meglio qua vicino. Io ho visto qualcosa lì vicino alle finestre. Non so, non so, raga, veramente, giuro, non riesco a capire proprio la situazione quale potrebbe essere. Sono veramente un po' terrorizzato, anche perché sono in un posto da solo e diciamo che è anche il tramonto, quindi in questo momento sta per fare anche buio, raga. Questa parte che cosa c'è, raga? Sono curioso, curioso, curioso. Vediamo, vediamo cosa c'è qua, raga. Vediamo cosa c'è qui. Guardiamo un po' lungo i campi. No, ci sono solo tutte delle cose, non so, di plastica, bidoni. I bidoni mi ricordano qualcosa, raga. Scrivete nei commenti se vi ricorda qualcosa il bidone, raga, non lo so. E poi guardiamo un po' l'orizzonte, perché non riesco a capire, guardate. Oh, è quella, ragazzi, è vero allora. Sì, è vero, ragazzi. Quella cascina che vedete laggiù è la cascina dove abita, o abitava, o non è ancora chiaro, abbandonata, dove c'era Ronnie Rudney. Andiamo a vederla, raga, andiamo a vederla, perché secondo me c'è qualcosa che non mi convince. Ok, raga, scendiamo un po' di quota e ci avviciniamo anche alla zona della casa, perché qualcosa non mi convince. Effettivamente queste fabbriche si trovano proprio vicino alla vecchia casa di Ronnie Rudney, o comunque di Jason Rudney e della sua famiglia. Secondo voi è abbandonata realmente? Secondo me no, raga, secondo me no. Allora, siamo lì. Ecco, questa ve la ricordate, raga, l'abbiamo visto nell'altro video. Se non avete ancora visto quel video, trovate il link qua sotto per andarla a vedere. Ed è questa la zona di questa... boh, andiamo a sorvolarla, raga. Ci deve essere qualcosa, per forza ci deve essere qualcosa, perché mi sembra strano che questa vecchia casa sia molto vicina a queste fabbriche. Cos'è stato, raga? Ogni tanto sento degli strani rumori. C'è qualcuno? Boh, vabbè, raga, tenetemi d'occhio, guardatemi le spalle, perché sono da solo e se vede qualcuno non me ne accorgo, raga. Allora, comunque, questa è la casa dove c'era una volta, l'altra volta ho incontrato Jason Rudney, e qua dicono che c'è addirittura la possibilità che lui dorma ancora in questa casa, raga, cioè non lo so, raga, mettetelo nei commenti, perché non riesco a capire che cosa ormai sta succedendo. Sto perdendo il calcolo con questa grande famiglia di hacker, di maledetti, di boscaioli, di clown, di tutto. Comunque, raga, vabbè, a guardare da qui c'è tanta vegetazione, ma non si vede granché. È molto lontana da dove sono io, quindi direi di far magari tornare il drone. E dove sono io? Cosa? Cos'è, raga? C'è una persona che cammina? O sbaglio? No, non sbaglio, aspettate, scendiamo di quota, scendiamo di quota, raga. C'è una persona che cammina, voglio guardare chi è. Devo guardare, raga. Aspettate che abbasso. Ok. Ho scarsa visibilità in questo momento, è troppo lontana. Mi spaventa questa cosa che c'è una persona proprio in mezzo a quella strada. Per quale diavolo di motivo potrebbe essere? Guardiamo, raga, guardiamo, perché non so. Non so cosa potrebbe o chi potrebbe essere. Ma chi è, raga?
Sarà un contadino? Ma... No, raga. Raga. No, raga, mi devo avvicinare. Cos'è? Raga! What? Raga, è Jason! È Jason Rudney! È lui! No, raga, mi abbasso, voglio vederlo. Cosa sta facendo? Ma cosa fa? Raccoglie le cose in mezzo ai campi? Ehi, Jason! È lui, ragazzi! Cos'è che fa? È lui, raga, è Jason Rudney! No! Oh, oddio, che gesti mi fa! No, ma che brutto gesto mi ha fatto, raga! Ma cos'è che fa questo maledetto? No, raga, dobbiamo assolutamente... No, raga, mi devo avvicinare. Ehi, Jason! No, è lui, raga. È Jason, raga, non ci posso credere. Aspettate, vado davanti, voglio vederlo. Sta andando verso la sua casa, allora, è vero. Vediamo un po'. Sta andando verso la sua casa. Perché non si fa guardare, raga? Oddio, oddio. Cosa fa? Ha paura. Cosa fa? Prende... Oddio, ha preso una mazza. Mi vuole abbattere il drone, non sono mica scemo io. No, raga, facciamo così. Porto il drone indietro, vado a cercare. Sta andando... Allora, guardate, raga, guardatelo anche voi stessi. Sta andando verso la sua casa abbandonata. Sta andando lì. Sì, sì, raga, sta andando là. Richiamiamo il drone velocemente, lo porto indietro e andiamo a vedere a piedi, ragazzi, perché deve essere qua vicino. Voglio subito andare a vedere, vedere se lo trovo, raga. Raga, zaino in spalla, ho chiuso il drone, ho messo via tutte le mie cose. Andiamo in fondo, ragazzi, perché da qua vedo la vecchia cascina dove probabilmente in questo momento c'è lì Jason Rudney. Sta per fare buio, mi sto avvicinando sempre di più e penso di aver già individuato Jason. Si vede una specie di sagoma. Adesso vi faccio vedere. Guardate, raga, forse adesso siamo contro luce, ma laggiù c'è la casa e lì vedo qualcuno che cammina. Raga, sono arrivato, sono esattamente davanti a questa cascina abbandonata. Ora lascio giù lo zaino qui perché mi dà fastidio, mi pesa, e andiamo a guardare da vicino che cosa sta succedendo. E sta per fare buio e sento cani abbaiare. Controlliamo qua dietro. Ehi, Jason, fatti vedere perché ti ho visto, sai? Ti ho guardato, anzi ti ho osservato col drone. Questa volta non mi freghi, sarai sicuramente qua dentro. Forse sarà qua dentro, raga, in una di queste stalle, in questa vecchia stalla. Dormono qua dentro questi qua. Comunque, ragazzi, secondo me se io scavalcassi questo posto potrei entrare qua dentro. È vero, ragazzi, potrebbe essere un'ottima idea. Potrei scavalcare, entrare dentro a questa cascina e andare a controllare di persona. È vero, non ci avevo pensato però. Oh, oddio, raga, Jason! È lui! È lui! No, adesso lo devo affrontare, raga. Ehi, Jason! Jason! Sei tu? Finalmente ti ho beccato! No, non vado via! Avvicinati, ti devo parlare, Jason! Questa è la resa dei conti. Mi avete stufato voi hacker. Tu, tuo fratello, tua cugina, tua sorella, tutta la tua famiglia. È vero che dormite qua dentro? È vero che state spaventando tutta questa zona? Jason, rispondi per favore! Non farmi questi gesti, ehi! Perché eravate nella fabbrica prima? Perché avete preso possesso delle fabbriche abbandonate? Parla! Jason! Perché ti copri? Sappiamo tutti ormai chi sei. Cosa no? Avanti, su, di qualcosa! Oh! Sento, no, non ti avvicinare! Ehi, Jason! Oh, oh. Raga, mi ha aggredito! Stai lontano, Jason! Stai lontano! Ma perché non parli? Ehi! Ma perché fai sti gesti? Non ha senso! Perché avete occupato tutte le fabbriche abbandonate? Parlate chiaro. Dormite qua in tanti, fate schifo, siete veramente inguardabili come persone. Siete dei falliti. Perché fai così? Oh, oh, oh. Raga, mi ha attaccato, ma gli ho dato anche un sinistro. È piegato. Jason, non fare scherzi con me, guarda che ti finisco, eh. È inutile che fai. Non scappare che è peggio. Che fai, scappi? Se ne va, raga. Raga, se ne sta andando. Un pugno gliel'ho dato. Quindi, secondo me, l'ha sentito. Solo che anch'io ho preso due pugni nello stomaco, raga. Mi ha fatto un po' male. Mi manca un po' il respiro. Devo tornare indietro. Comunque si sta allontanando, ragazzi. Guardatelo. È molto strano, raga. Allora, raga, venire qua da solo non è stata una bella idea. Potrebbe essere che lui stia andando a chiamare suo fratello, Ronnie. E in due, poi dopo due contro uno... Diventa difficile la cosa, oppure potrebbero essere anche di più. Quindi, raga, io per adesso torno a casa, ma solo per adesso. Cercherò di trovare un altro modo per tornare qui. Ormai ho capito che loro sono qua e verremo rinforzati. Chiamerò Seal e qualche mio amico. Per adesso è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate like, condividete e noi ci vediamo alla prossima. Ciao da Joe!